Salve a tutti, Wachikebari, e bentornati sul The Pixar Show. È passata una settimana e quindi ecco qui la quinta parte. Molto bene, iniziamo subito con Ribelle the Brave. Allora, ragazzi, non mi piace questo film, ma lo devo recensire. Quindi, Ribelle the Brave è ambientato nella Scozia del V secolo. La protagonista è Merida, figlia del re Fergus e della regina Elinor. Lei è una ragazza con i capelli rossi, molto riccioluti, ha tre fratelli praticamente super inutili e lei vuole diventare una grande cacciatrice, guerriera, ma c'è un enorme problema. Sua madre Elinor non vuole che Merida diventa una che tira l'arco e frecce e cavalca, no. Vuole che lei diventi una vera e propria principessa di alta classe. E quindi il padre e la madre decidono di invitare dei popoli per prendere Merida come la loro legittima sposa. E diciamo che si affrontano in varie battaglie. Però poi, dopo una litigata con la madre, Merida scappa, se ne va via nella foresta incazzata nera e all'improvviso trova questo fuoco fatuo blu. Questo fuoco la conduce in una casetta dove vive questa strega. Questa strega, diciamo che gli dà in dono un dolce e dice di darlo alla madre perché potrebbe accadere qualcosa. Merida, come una stupida, ci crede, dà da mangiare il dolce alla madre e voilà, la madre diventa un orso. Esatto. Quindi sì, la strega l'ha ingannata. È maledizione time, capito? E perciò, ragazzi, in tutto quanto il film, Merida deve riuscire in tutti i modi a proteggere sua madre, che è diventata un'orsa, da il padre, Re Fergus, che lui detesta tantissimo gli orsi, e quindi vediamo loro due che provano in tutti i modi ad aiutarsi a vicenda. Poi, ovviamente, ci sono anche tantissimi altri personaggi che provano in tutti i modi a uccidere lei e l'orso. Poi c'è anche l'orso cattivo del film, cioè Mordù, l'antagonista peggiore della Pixar, dimenticabilissimo, che poi in alcune scene non si vede neanche benissimo perché è sempre al buio. Sapete, Ribelle the Brave ha vinto l'Oscar, ma non se lo meritava per niente. Seriamente, ragazzi, dai su. È il film peggiore della Pixar. Una protagonista che per tutto il tempo sclera e urla, altri dimenticabilissimi. Poi alcune cose un po' troppo simili a Coda Fratello Orso, cioè niente di che, raga. Il più dimenticabile, già. Monsters University. Ragazzi, questo film l'ho visto tantissime volte, veramente bello, uscito nel 2013 e l'ho visto anche al cinema, ecco. Questo è l'unico prequel di Monsters & Co. e parla di Mike Wazowski, che arriva all'università dei mostri, esatto. Il suo grande sogno è quello di diventare uno spaventatore, spaventare i bambini. Roar, roar, lui è intelligente, è furbo, studia tantissimo, però Mike ha un problema. Non fa paura, anzi è carino. Un giorno incontra James B. Sullivan, questo mostro peloso, molto spocchioso e bullo, che darà un po' di filo a torcere a Mike. Ma a un certo punto Mike e Sullivan dovranno collaborare con altri mostri un po' bizzarri perché devono affrontare le spaventiadi. Sapete, quei giochi di spavento un po' strani, vabbè. E diciamo che comunque sì, collaboreranno. Solo che questo film, ragazzi, è pieno zeppo di robe. Solo che non tutti quanti se lo ricordano, eh. C'è la questione, il fatto dei bulli. Per esempio c'è il cattivo del film che si chiama tipo Johnny Worthington III, che è uno stronzo di merda, che infatti prenderà per il culo molte volte Mike e anche Sullivan. Poi c'è questa pipistrellona qua che si chiama tipo, non mi ricordo, Trita Marmo, giusto? Una roba del genere, cattiva cattiva. E poi c'è anche Randy, Randall, con gli occhiali. E sì, ragazzi. Allora, veramente, questo film, oh, vi giuro, per me è un bel film, però è drammatico, è un po' triste, e non credo di essere l'unico che è un po' dispiaciuto tanto la scena dove i protagonisti
i protagonisti vengono cosparsi di colori alla festa, così, presi proprio per i fondelli, è triste, è brutto. Ma veramente, ragazzi, Monsters University è la tale esatta copia della vita di scuola di uno studente che ha molte difficoltà. Veramente guardatelo perché è fantastico. Inside Out, uscito nel 2015, e io mi ricordo, raga, quell'anno tutti a parlare di Inside Out, ma veramente tutti, tutti. Ecco, il film parla di Riley, questa bambina che, sì, prima faceva una vita tranquilla, però poi si è dovuta trasferire con i suoi genitori, ma non è lei la vera protagonista, anzi sono le sue emozioni. Abbiamo gioia, quindi fa diventare Riley felice, poi abbiamo paura quando Riley ha paura, disgusto quando Riley gli fa schifo una cosa, rabbia quando Riley è arrabbiata, tristezza quando Riley è triste. Sono appunto le emozioni nel suo cervello, nella sua mente, nella profondità, bla 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 eccetera. E loro vivono all'interno di questo quartier generale molto molto figo. Ma un giorno, tristezza, tocca un ricordo. Praticamente ogni ricordo di Riley si trasforma in una palla. Poi ci sono anche le isole di alcune cose che a Riley piacciono, vabbè, altre cose varie. Però, dopo che gioia e tristezza vengono risucchiate da un tubo, finiscono lontanissime dal quartiere generale. E quindi tutto il film è praticamente loro che provano in tutti i modi a ritornare nel quartiere generale, cioè nella testa di Riley. Qui incontrano Bing Bong, giusto? Che è l'amico immaginario di Riley, questo elefante zuccheroso, delfino, eccetera, molto molto simpatico. E nel frattempo, disgusto, rabbia e paura devono tenere sotto controllo Riley in qualche modo, solo che davvero disgusto, paura e rabbia, solamente queste tre emozioni non è una bella cosa. Il film è pieno di momenti che fanno riflettere, soprattutto sulla vita, sui ricordi, sull'infanzia, di quello che è accaduto, ed è anche pieno zeppo di scene un po' tristi, diciamo. Solo che molta gente lo considera un capolavoro, io no. Io no, perché secondo me, anche se è un bel film, ha alcuni difetti. Si concentra troppo sul personaggio di Joy, che è anche il protagonista, però, cacchio, non potete fare, non so, 20 minuti dove lei non parla? Ecco, paura, disgusto e rabbia sono un po' troppo secondari, ma, diciamo la verità, rabbia è l'emozione che la gente si ricorda di più. Ecco, ottimo film, però non capolavoro. Questo è tutto per il mio video, e ciao ciao!